Siamo a Monteforte d'Alpone, provincia di Verona, a pochi chilometri da Soave. Le immagini riprese da Aristide ritraggono i lavori del talk show moderato da Bruno Donati. Evento clou della manifestazione Tutti i colori del bianco, organizzata e coordinata dal Consorzio del Soave per mano del suo direttore Aldo Lorenzoni. Durante il suo intervento nel talk show, l'enologo Mario Poirier della cantina Poirier Sandri di Faedo, Trento, ha fatto riferimento ad una tecnica ideata per lavare l'uva appena vendemmiata, subito prima l'emissione del processo di fermentazione e vinificazione. Con la collaborazione di Elisabetta Tosi, Aristide ha raccolto alcune riflessioni di Mario Poirier sui contenuti di questa tecnica e le sue prospettive di impiego. Da che cosa è nata questa esigenza di lavare l'uva? Perché non penso che sono molti che si preoccupano. Ma c'è stato, a dire la verità, c'è stato qualche tentativo, forse un 10-15 anni fa, di arrivare a un lavaggio dell'uva per arrivare alla sterilità dell'uva. Un'idea che potrebbe anche andare bene, però io non sono di questo avviso. Per me, l'uva diventa un'espressione di un territorio e non deve essere un prodotto sterile, costruito. non tanto costruito, ma comunque sterilizzato per poi arrivare in un ciclo produttivo industriale. Cioè l'uva deve mantenere dei rapporti con quello che è il territorio, i lieviti del posto. Ogni volta penso ad esempio ai formaggi di malga. Perché i formaggi di malga sono così originali? D'accordo per l'alimento delle mucche, ma soprattutto per l'inquinamento batterico che c'è in una malga, per cui il formaggio nasce con dei caratteri di una flora, di una microflora, o come microfauna, scusa, comunque dei funghi o dei batteri presenti che sviluppano dei caratteri particolarissimi. Il vino è altrettanto un vino di un territorio montano, alpino, di pianura, della Sicilia, della Val d'Aosta, quello che è, vive di un territorio sia di suolo ma anche di substrato vivo, di batteri, lieviti, muffe e quant'altro c'è in quel territorio. Per cui pensare a una sterilità dell'uva, cioè, secondo me diventerebbe quasi un tornare indietro per quanto riguarda il vino. Cioè, potremmo arrivare a un vino tipo Coca-Cola, ma non a un vino di territorio personalizzato, originale per le singole aziende. E allora, dopo questi tentativi, fra l'altro seguiti da un veneto, una persona Luigi straordinaria, Lovat. secondo me, una persona abbastanza anziana, oggi avrà penso Luigi 80 anni, Lovat. Luigi Lovat, brava, che ha avuto questa Sì. intuizione, secondo me straordinaria, però con un'idea forse troppo industriale, diciamo Sì. così. Lui infatti è un tecnologo Sì. dell'alimentazione, Sì. delle conserve, non so di Sì. quant'altro. Avevo tentato un approccio con il tipo di sistema che usava lui e è stato un fallimento totale per alcuni motivi. Prima cosa usavano un detersivo, cioè usare un detersivo di sintesi dell'industria, cazzi, come sa proprio cadere dalla padella nelle braccia, cioè non possiamo pensare a qualcosa di sintetico per andare a togliere degli inquinanti dall'uva. E allora uno dei passaggi importanti è stato quello di usare l'acido citrico. L'acido citrico è un acido naturale, è presente nell'uva fra l'altro, e è un sequestrante dei metalli. Cioè l'acido citrico è fra l'altro l'unico usato in medicina per spostare ad esempio ferro o rame, il citrato di rame, il citrato di ferro, anche per l'alimentazione dei bambini quando ci sono delle carenze. Per cui un acido naturale che diventa un sequestrante, un bloccante di questi metalli pesanti sull'uva. Già 4 anni fa le prime prove, risultato straordinario, 70-80% dei metalli presenti sull'uva venivano praticamente captati da questo citrico che riusciva a asportarli. L'acido citrico è un solvente sulle molecole organiche di sintesi usate in campagna, in viticoltura. Tutto quello che è stato fatto per la botrytis, contro l'oïdio, contro la peronospora, che non è zolfo e rame, nasce da processi industriali delle grandi aziende, e questi praticamente siamo riusciti a toglierli fino al 100%, per cui è un risultato straordinario su dei prodotti che normalmente rimanevano nel vino, perché ad esempio i metalli con il lievito presente nella fermentazione se ne vanno, perché il lievito stesso ad assorbirli e a farli precipitare. Però questi organici, queste molecole di sintesi, rimangono nel prodotto, rimangono in soluzione e di conseguenza tu lo avrai magari ridotto nella quantità dopo una filtrazione, dopo una chiarifica, dopo una lavorazione di un vino, però in bottiglia arrivi con dei prodotti di sintesi presenti nel tuo bicchiere. Se vi ricordate anni fa negli Stati Uniti era stata bloccata l'esportazione di vini italiani per il prosimidone, una di queste tante molecole che serviva appunto contro la botrytis.
bloccato l'importazione di vino italiano negli Stati Uniti. Sempre più alcuni paesi mettono dei limiti, dei vincoli su dei prodotti specifici usati in agricoltura, e questo potrebbe diventare un sistema per bypassare il tutto, perché se lavi, se togli, abbassi il limite, sei libero anche di vendere su tutti i mercati. Ma a parte il fatto di vendere su tutti i mercati è quello di avere un vino sano, pulito. Cavoli, è un prodotto che mettiamo in un bicchiere che ingeriamo nel nostro stomaco. Certo. Per cui pensare a un vino pulito penso sia una grande cosa. L'argomento comunque forte di tutto questo è che pulendo l'uva da questi antibotritici, antifungo comunque, funghi della viticoltura che vengono combattuti da questi prodotti, e sono dei prodotti che poi nel mosto agiscono contro il fungo, il lievito, che è un fungo come lo è la peronospora, l'oidio, la botrytis. Il lievito all'interno di una massa in fermentazione, se questa massa è inquinata, è sporca, è carica in metalli, il lievito va in stress. E cosa fa il lievito? Il lievito, la natura è straordinaria, il lievito crea solfidrico, idrogeno solforato, questi odori sgradevoli di uova mazze. Sì, sì. Il lievito crea solfidrico, il solfidrico si lega al rame, il lievito riesce a vivere. Cioè la natura è veramente fantastica. Crea solfidrico, ma il solfidrico rimane nel vino. Il solfidrico diventa più tardi mercaptano, diventa, si lega con gli alcoli, crea dei complessi infiniti con queste puzze di aglio, di cipolla, queste puzze sgradevoli del vino stesso. E se riusciamo praticamente a mettere in condizione il lievito di lavorare in un ambiente integro, avremo dei vini integri senza sottoprodotti sgradevoli, vedi l'idrogeno solforato, vedi l'acidità volatile. L'acidità volatile è un indice di cattiva vita o di cattiva elaborazione del lievito in un mezzo che è il mosto. Uno degli esempi che abbiamo fatto, comunque delle prove che abbiamo fatto, è stata lavorata dell'uva Nosiola nella zona di Toblino, cantina produttori qui del Vinsanto. È stato fatto un lavoro molto preciso con la divisione della massa dell'uva, che è tutta lavorata su arelle, su queste stuoie praticamente, una parte da una parte, l'altra in un'altra posizione. Abbiamo fatto due masse identiche precise, una vinificata tal quale e una vinificata dopo essere stata lavata, sciacquata ed asciugata fra l'altro. È stato bellissimo vedere il risultato di cosa è successo durante le fermentazioni. Allora l'uva lavata dopo 36 ore è partita la fermentazione. L'uva non lavata dopo 7 giorni era ancora ferma. Piano piano è partita la fermentazione. Dopo un mese circa il vino da uva lavata aveva 14 gradi alcol, 1.1 di volatile, che è tanto, però è poco per un vino dolce che nasce da osmosi di zucchero verso il lievito, lo mette già in difficoltà. Tutto questo zucchero crea una situazione quasi di disidratazione del lievito, il lievito va in stress e crea volatile. Ma se questo lievito trova il rame, volatile ne crea una montagna. Passiamo al vino, al mosto vino da uva lavata, abbiamo detto 14 gradi alcol, 1.1 di volatile. Quello da uva non lavata, 7.03 di alcol, 1.5 di volatile, già fuori legge. C'è una legge che stabilisce un decimo della volatile rispetto alla gradazione alcolica. C'è un mosto che avrà grosse difficoltà, ma solo 7 gradi alcol, deve ancora sviluppare 7 gradi alcol come l'altro. Uno è già definito, chiaro, a posto, questo puoi già metterlo in barrique, in legno, cioè tutta la sua evoluzione. Ha già l'aspetto, come si può dire, biologico già sistemato. L'altro è ancora incasinato, con questo lievito che soffre, aggredito da zolfo, rame, tutti sti casini che lo rendono. Quanto tempo avete di esperienza su questo tipo di pratica? Allora, da 4 anni che sto lavorandoci sopra, però il grande cambiamento, cioè la soluzione ideale, è nata con novembre 2006, l'ultima annata, dove l'idea di passare da un sistema a spruzzo, a doccia, diciamo così, a un sistema fatto a borbottaggio tipo jacuzzi, tipo una vasca idromassaggio, gli è stata un'idea veramente geniale. Perché? Perché riusciamo a portare l'uva attraverso beans, cassette, anche in maniera quasi industriale, con dei cassoni da 250-300 kg, rovesciamo il cassone in questa piscina, l'uva cadendo nell'acqua non si rompe, perché è come tuffarsi noi nell'acqua, non è che ti spacchi, insomma, se ti butti sull'asfalto sarebbe una cosa un po' diversa. Per cui l'uva cade nell'acqua senza rompersi, e
e all'interno della vasca ci sono delle cartucce di inox interizzato, comunque dei sistemi per creare bolle, per creare questa massa di bollicine che vanno a massaggiare l'uva tenendola in sospensione e continuando a lavarla. Quest'uva si avvicina sul nastro, il nastro la trasporta verso l'alto, un sistema di lame di acqua e citrico ancora vanno ancora a interferire sul grappolo lavandolo a pressione, dopodiché sale, arriva su un piano vibrante e viene sciacquato, cioè questa acqua e citrico e metalli viene tolta con un risciacquo ad acqua pulita, acqua di acquedotto. L'uva viene avanti, viene selezionata, 3, 4, 5 persone fanno una selezione dei grappoli lungo questo piano che vibra, sì. E la prima acqua riesce già al piano vibrante a portarla via. Arriva verso il finale e ci sono delle lame, delle turbine di aria che vanno ad asciugare l'uva, un po' come un autolavaggio, sì. Finito il lavaggio, sì, della macchina, sì, certo. Hai queste lame che ti arrivano, sì, vicino, e ti asporta un fono a lama, diciamo, sì, così. Sì. Per cui siamo riusciti a portare all'asciugatura quasi totale, direi un grappolo mosso non perde una goccia d'acqua, logicamente una certa tensione potrebbe esserci di umidità, ma sono stupidaggini, sì, pochissimo. L'uva a quel punto lì praticamente è pronta per passare alla pigiatrice, alla pressa, a tutti i vari processi che vuoi ottenere. Oltre al vantaggio del lavaggio di questi antiparassitari, abbiamo altri vantaggi. Te pensa traffico aereo, idrocarburi, traffico stradale, riscaldamento. Sì. Te metti un lenzuolo fuori dalla finestra e dopo due giorni dimmi com'è. Sì. Grigio fumo. Quella porcheria lì è anche sull'uva, polveri, terra, va in certi, non so, in certi vigneti della Sicilia dove si lavora il terreno, dove non c'è l'erba, viene tutto lavorato e terra, polvere da far paura. Altra rogna, insetti, non so se avete letto ultimamente, c'è un grande problema in America, in Ohio, dove una coccinella importata dai paesi orientali per combattere gli afidi, sì, si è sviluppata in maniera talmente enorme vicino a colture di soia che ha invaso i vigneti. Bastano tre coccinelle per tonnellata di uva, te butti via il prodotto. Cioè, ammostando quest'uva con queste coccinelle dentro, si creano degli odori sgradevoli di odori. La cimice, sì, famosa, questo insetto, che, sì, insetto a scudetto che vai a schiacciare e scappi per il raggio di 20 metri, sì, stessa cosa succede con questi insetti. Noi personalmente non abbiamo ancora questo problema della coccinella, però abbiamo un'altra rogna, che sono queste forbicine che vanno a inserirsi di solito nei grappoli scuri, almeno da noi vanno a finire nel pino nero, e questi insetti, se te li lavori in maniera normale, te li becchi nel vino. Magari forse gli dà un po' di struttura, un po' di proteine. Ecco, forse un po' di proteine, un po' come i vini che nascono in Australia, dove camaleonti, lumache finiscono a tonnellate nei vini. Perché? Perché è tutto fatto a macchina, e lì la macchina non è che seleziona il camaleonte di turno. E chi vi ha supportato nel lavoro scientifico che vi ha portato alla soluzione poi del 2006? Ecco, praticamente le prove partite nel 2003, per cui già tre vendemmie fa, 2003, 2004, 2005, 2006, 4 vendemmie fa, e ci siamo appoggiati come sempre all'amico Fulvio Mattivi, che è il ricercatore di San Michele all'Adige, è responsabile della ricerca e di tutto il laboratorio dell'istituto. A lui sono anche uscite alcune idee, secondo me straordinarie, proprio per andare a colpo sicuro. E allora l'idea dell'acido citrico è stato veramente un uovo di Colombo, come sempre, una stupidaggine, però è il sistema per poter lavorare le uve. E pensa, da questa esperienza del lavaggio dell'uva siamo già andati oltre e laviamo ad esempio i coadiuvanti che usiamo in cantina. In cantina si usa la farina fossile, sì, per filtrare il vino, si usa la bentonite per chiarificare il vino, in realtà sono gli unici due prodotti che usiamo nella nostra azienda, e anche questi vengono lavati preventivamente, prima di essere usati, con acqua e citrico, proprio per asportare tutti questi metalli che hanno come inquinanti. Da quando lavoriamo in questa maniera abbiamo migliorato tantissimo la pulizia dei vini, perché queste bentoniti, queste farine fossili portavano, oltre a metalli pesanti, tantissimo alluminio ad esempio, portavano anche dei sapori piuttosto sgradevoli, sì, questo sapore di carta. Ogni tanto capita di assaggiare un vino e sa di cartone, sa di farina, si dà la colpa al bicchiere. Tante volte si dà la colpa al bicchiere, e a volte è magari un cartone non lavato o della farina fossile magari usata in quantità piuttosto alta e non gestita bene. La farina fossile viene fra l'altro lavorata a caldo con dei forni
con dei bruciatori, e questi bruciatori magari a gasolio, te pensa che odori possono essere presenti all'interno di questi prodotti industriali. Per cui se riusciamo a togliere anche dalla farina fossile e dalla bentonite questi inquinanti esterni, ben venga. Per cui l'esperienza fatta con Mattivi sulle uve, spostata poi anche su questi coadiuvanti, è stata molto importante e siamo arrivati a dei dati tranquillizzanti, direi. E poi il grande lavoro fatto, l'abbiamo fatto lì a San Pietro in Cariano con il gruppo Italiano Vini, con il gruppo Scrinzi di Palma, comunque con i loro tecnici all'interno, e con loro abbiamo fatto una serie di analisi da paura. Cioè, queste aziende ormai importanti hanno bisogno di conoscere a fondo i vini che lavorano, i vini che imbottigliano, che producono o che acquistano, comunque hanno dei laboratori veramente super attrezzati. E questi ci hanno permesso quest'anno di andare a individuare ad esempio queste molecole di prodotti organici che sono presenti, e loro hanno un pacchetto di analisi per loro semplice, quasi di routine, dove vanno a identificare i residui di pesticidi e tutte le storie che abbiamo praticamente sull'uva e di conseguenza anche sul vino. Questa macchina va un po' a interrompere un tabù quasi, cioè un tabù. Non si parlava mai di lavare l'uva perché era implicito che se devi lavarla è perché è sporca, ma in realtà si lava la frutta per fare i succhi di frutta, si lava la frutta per fare le marmellate, si lava la verdura a casa prima di mangiarla, cioè tutto viene lavato, e perché no l'uva? Perché abbiamo sempre pensato che la fermentazione con i lieviti porta via tutti questi inquinanti, ma non abbiamo mai pensato ai lieviti indigeni, magari alla fatica che fanno. E nasce negli anni 70 questa industria che propone dei lieviti selezionati, che sono dei superman, dei lieviti dopati quasi, che riescono a vivere a contatto di rame, zolfo, molecole di sintesi e compagnia bella. Per cui abbiamo creato dei lieviti super dotati per fare la fermentazione dei nostri vini. E attraverso questa tecnologia vai ad avere una omologazione dei vini, perché se tutto il mondo usa il lievito A, creato in Canada, ormai la grossa produzione è lì, rischi di fare il Sauvignon uguale in Trentino come in Sudafrica, come in Nuova Zelanda. Se invece magari in Trentino riusciamo a lavorare con i nostri lieviti indigeni, magari un po' montanari, un po' rustici, un po' forse anche un po' stanchi, magari anche non così voraci come gli altri, hai però la possibilità di creare un tuo prodotto con un terroir legato anche alla fauna o microfauna, se si può definire tale, del territorio. Per cui penso un argomento importante, con un'idea di evoluzione di vini ancora più rappresentativi di una zona, di un territorio, di una piccola microzona. Ogni microzona avrà, come dicevo prima, in malga degli inquinanti propri, che saranno poi quelli che fanno la differenza sul vino che andremo poi a versare nel bicchiere. Implicazioni commerciali su questa metodologia? Si va verso una brevettabilità o la messa in comune di queste esperienze? Allora, c'è un'azienda che ha creduto in questo progetto, e devo anche ringraziarli, perché in realtà la mia idea doveva poi essere trasformata da qualcuno, e non è che trovi tutti i giorni uno disposto a mettere magari 100.000 euro per fare un progetto con ingegneri, con macchine, con investimenti. A pensare anche. E per fortuna nasce questo contatto, fra l'altro ho avuto in Spagna, pensati che storia, lui è un italiano qui di Vicenza. La ditta si chiama Tecnica Pompe, lui è Romeo Zanini. Io l'ho conosciuto 12 anni fa o 13 anni fa in Spagna, ero lì per presentare altri macchinari, sempre italiani, a un gruppo di enologi spagnoli, e così aveva capito che forse qualche idea poteva essere anche buona, che usciva dalla mia esperienza, e quando gli ho proposto l'idea ha subito accettato, mi ha dato subito a disposizione un ingegnere bravissimo fra l'altro, e in poco tempo siamo riusciti a costruire sulla carta la macchina, e in poco tempo ancora, praticamente a gennaio, da novembre a gennaio la macchina era pronta, funzionante. La prima prova l'abbiamo fatta da Piero Pan a Soave, con Ricciotto di Soave. Seconda prova, con qualche modifica, l'abbiamo fatta al gruppo Italiano Vini a San Pietro in Cariano. Terza prova definitiva l'abbiamo fatta a Toblino con la Nosiola, per fare il Vin Santo a Toblino, e lì abbiamo avuto forse i massimi risultati. Proprio perché sono riuscito anche a avere la possibilità di assaggiare e gestire un po' il vino durante le fermentazioni, non gestire, ma comunque capire cosa succedeva nei vari processi,
con ancora le analisi dell'Istituto Agrario di San Michele, che ha seguito tutta la parte biologica, chimica, inquinanti vari e tutto il processo. Per cui un lavoro serio, con una ditta seria di Vicenza, che è riuscita in poco tempo a sviluppare la macchina e anticipare così la produzione di queste macchine già per la prossima vendemmia 2007, io penso che faranno.